Fine! No, prima famo la puntata. Ma fine della serie! Dopo tutti questi anni, Game of Thrones è morto! Nei puntasodi antecedenti della stagione. HBO dilettanti de merda della serie! L'ultima puntata, che cazzo? Hello, motherfucker. Moriamo, eh? Noi siamo gli Stark e siamo bravi. Cosa potrà mai succederci? Sono il re da una fracca, ma ho incontrato gli Stark. Vabbè, tanto ci sto io che sono il protagonista. Ma te pare che crepa il protagonista? Cesira! Introducing Johnny il bastardo! Ci sono anch'io! Becca i draghi! Dove eravamo rimasti? Ah sì! Papino, no! Divento re! No, io sono il re! No, io sono il re! No, io! Io! John no, perché è un bastardo! Ci sono anch'io! Becca i draghi Raspis! Morivamo, eh? Ma insomma, sta guerra non la vincono gli Stark, non la vincono i Baratheon, la vincono i Lannister! E Cesira! Jon è un bastardo! Ci sono anch'io! Becca l'esercito! Moriamo, eh? Te giuro manca poco! Joffrey è ancora re e invece no! Povera Cesira! To cazzo sta Pablo Escobar! Eccomi! Nel laboratorio di Qyburn, Jon ha portato i brutti alla barriera! So il corvo ti lo chiudo. Pure io. Ci sono anch'io. Perché città conquistate? Eccoci, Ma insomma, i bruti non vincono la guerra. Benvenuta, Braavos. Brava che ci sei arrivato. Braavos. Vendetta vera, apriamoli a carci fino alla barriera. Nah, Jon è bastardo. Ma viene eletto capo. C'è pure il movimento 5 septi. Yeah! Arresto pure te. Come vi permettete, Cesira? Stannis, forse sta botta gliela fa. No, niente. Ci sono anch'io. Perché draghi sempre più grossi? Ah, siete venuti voi? Che cari. No, no, se ne andiamo subito. Allora aspettateci, eh. Non posso, ho un appuntamento con la morte. Ma te pare che crema il protagonista? È morto! Sono stato io. Va, ciò che è morto non è la Rai. E manco John, col potere del re Pop, che non è più bastardo, ma l'erede di tutto il cucuzzaro de spade. Corvo tirocchieggiamo sa insieme. E dai, eh. No, stacca, stacca. Mo comandiamo noi. Sti cazzi. Dai, Cesira. Ci sono anch'io, eh. Becca, i draghi sempre più grossi. Oh, hai aspettato fino a mo? Aspetta un altro po'. Te giuro arrivamo. Finisco da ammazza qua e arrivo. E allora aspettamoli. Intanto mi ripio casa occupata. Jon Snow il fu bastardo. Ora è il re del nord. Cesira, sempre più regina divina. Ci sono anch'io, eh. Becca un drago de meno, no! Siamo arrivati. Mazza, ci avete messo poco, eh. E come siamo arrivati? Siamo morti. Anzi, rimorti. Ma cagare. Sigla. Per l'ultima volta, sigate della serie, non mia, ma voglio a te e sto giro tutta. Benvenuti un po' a tutti, quelli belli e quelli brutti, al finale di stagione da mogliele, estrema unzione, perché siamo arrivati al capolinea, ultima fermata muori, no alle gioie sia dolori, 10 anni per arrivare alla fine della storia, a chi andrà tutta la gloria. Addio a tutti i personaggi, Daenerys, Jon Snow, Gendry, Arya, Sansa e tutti gli altri. È stato bello seguire tutti gli impicci tra le casate e le persone morte ammazzate, alcune reggono, altre sono andate a puttanti, tradimenti e colpi bassi. Scusa Tyrion, è per te, è uscita male, dai frate. Che cosa succederà? Daenerys ha sbroccato la città, ha incendiato un gesto popo immotivato. Ma sai, no, non puoi sfuggire al disastro dei D&D, fanno un casino senza i libri, ma in realtà la colpa è di chi non li scrive. Pronti per il trono del muore, si son finale, me coglioni, bella per te.
la sesta e ultima puntata dell'ottava stagione e di tutta la pagnotta di spade Game of Thrones, il trono di spade, il trono del muori, cominghia con Tyrion. Che calla, lo sapevo io. Va va, mo chi pulisce? Vabbè che sor folletto, ma io tutta sta cenere col cazzo che ha spazzo. Un salutino a madre Coregazzina e anche alla campana, che è stata utilissima. John intanto cerca di fermare Verme Grigio, che niente, è andatissimo ormai. Infatti vuole giustiziare i prigionieri. Sta buono. Aia, le mani addosso. Tieni giù le mani, porca di quella puttana. Finisce in caciara qua, eh. Nego moment. Mi pare di aver visto pure una sedia volà. O se menano. E invece no. Allora John, non combatti per i tuoi valori. Chiacchieri e basta. Li lasci morire così. Sì, vabbè. Ingiustizie vere là dietro. Back to the Tyrion, che entra nella fortezza rossa mentre, boh, nevica. Ma che mo c'è la neve? Prima no, mo sì. Ma Nothing è morto. L'inverno è finito. Ma che è il buco dello Zorol? No, è cenere. Forse, ma che ne so. Tyrion entra per andare a vedere se i suoi fratelli incestelli gliel'hanno fatta. Ed ecco che sbuca Cesira sanissima! Ho fatto spaventare, eh! Ma me sono scansata all'ultimo e ho fatto morire solo Jaime. Ecco, eh! Ecco! Blitz roll, blitz! No! Tyrion arriva nelle segrete, che pensavo fossero tutte crollate. Avevano fatto vedere proprio le frane vere. E invece sono cascati due tre mucchi dei mattoni. E uno ha preso loro, ma porco! Convenientissima mano d'oro dei Jaime che sbuca dal montarozzo. Ma guarda un po'! E Tyrion comincia a capire che forse il loro destino è stato morire. No! Ma lo fate apposta! Levatemela da davanti, dai, Cesira! No! Anche Tyrion non la prende benissim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 o. Ho dovuto rivederli così, guardali, per capire che sono nati insieme e morti insieme, abbracciati così come stavano nel grembo materno da gemellini. Oh, e Tyrion bussa. C'è nessuno! De fuori intanto Sansa passeggia. De fuori intanto Arya passeggia in mezzo ai cadaverini. E io solo una cosa voglio sapere. Marcavallo? John è uscito dalla città e si fa largo spintonando culi dei cavalli. Occhio Kit, è pericoloso camminare dietro i cavalli. Te danno un carcio? Poi te che non sei proprio uno spilungone, diciamo, ti piano un fascia pieno, eh? Almeno cambieresti espressione per una volta, dai! E si dirige verso la Calais Brinks, così come Arya e Tyrion. Ma sti tre fanno a gara per farla secca. Ed ecco la nuova regina di tutte cose! No, è Batman, Batwoman, Batcalisi, Batcalais Brinks! No, cazzo, c'hanno ragione i mimini che girano. È femta per davvero! Voglio le ali. No, lei è il conceggiano. No, Daenerys fa il discorsone di vittoria agli Immacolati, che so sempre di più. Si riproducono per mitosi. C'avete ragione, che cazzo ho detto osmosi? L'ho detto pensando a mitosi poi, no? So scemo. Immacolati! Eunuchi di cielo, di terra e di mare. E Numa Numa Ye, Dragostea Dintei. Vedi, vedi, gli immigrati arrivano qua e poi non vogliono imparare la lingua. Numa Numa Ye, Numa Numa Winterfell, Numa Numa Dracrasp. John sarta un battito, come se la capisse. Ma ho sentito Winterfell. Ma magari ha detto: vado a fare un regalo a Sansa Winterfell. Ha detto questo? No. Ha detto: libereremo tutti. Ah, che brava. Come abbiamo fatto ad approdo? Meno brava. Tyrion raggiunge la Calais Brinks al suo fianco, una faccia molto serena. Non è arrabbiatino per niente. Ma Daenerys lo accoglie con gioia. Hai liberato tuo fratello, traditore. I libiriti di Fridilli, eh? E sti cazzi. Tyrion con la sua manina toglie la manina a spilla e la butta. Gli Immacolati, Dan presa bene, smettono d'esselo. E questa è la tua risposta definitiva? Sì. Ti accendiamo? No? Allora pigliatelo. Perché? Ne vado a fuoco subito. Va come piccino, che ci metti? A darli mica l'han prigionati. Vabbè, lasciamo perdere, meglio così. John si guarda malissimo Daenerys, ma continua a non dire niente. Ti ripeto, come l'altra puntata, c'ha qualche problema? Assolutamente no. E allora non mi guarda così. Mi sembra che l'unica tra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare di dragrasfrizzarti sono io, la stessa persona che prima o poi ti dragrasfrizzerà. Giusto, hai ragione, scusa, davvero scusa. Ti porto un caffè? Ma no, ma che caffè? Corretto con l'alto fuoco? Ma sì, dai. Poi si gira e becca aria.
Che ci fai qua? Sì, so vivo anch'io, grazie, sto bene. Era per dire, no, vattela più under culis. Vabbè, aspetta. Sansa non l'accetterà mai come regina e dovrà bozzare come tutti. Questo vuol dire essere regina. Non so tutti contenti, ma che dai. Sì, vabbè. Ma sa la verità su di te, non sarà mai al sicuro. Ma se mi ama alla follia! Infatti ha sbroccato! A canna, ok. Perché cercate di mettermi contro di lei? Sì, vabbè, ma io so riconoscere un'assassina quando ne vedo una. Ma siamo tutti assassini! Io ho ammazzato 13 anni! E allora vattene a piantare culo, so vedi! John va a trovare Tyrion, senza portare il vino. Te presenti senza niente così, John? Cafone! Scus! Almeno dimmi cosa c'è dopo la morte, visto che ci sei andato in villeggiatura per due puntate. Non c'è niente, c'è il mu, c'aveva ragione Ryuk. Ho tradito la mia regina. E John, non è vero. Ma come no? Ha liberato il prigioniero suo. È tradimento. Questo ci ragiona al contrario. Giusto oppure no? Tyrion, bravo oppure no? È tradimento obiettivamente, cazzo. Ha liberato il fratello. Non voglio giustificare quello che è successo. Ok, ricordiamo se sta frase. Ora vuole liberare tutto il mondo. Ma da cosa? Da forma solida, a quanto pare. Tutti gassosi, tutti cenere. Oh, mia sorella e mio padre menavano. Ma questa è MVP del disagio proprio. Ma gli hanno ammazzato l'amichetta! E vedi che cominci a cercare giustificazioni. 10 secondi fa hai detto che non volevi cercarle. E poi che vuol dire? T'ammazza l'amichetta! Bruci gente a caso. La natura della nostra regina è fuoco e sangue. Ma non è vero un cazzo! Pure io sono Targaryen e mica piccio legnapete! Rassista! Dragofobo! E poi questi cercano di mischiare le robe del passato con sta stronzata di approdo. Tipo gli schiavisti o i Khal. Ma non ci azzecca un cazzo, regà! Non svagate! Ma prima dava fuoco uguale. Guarda la baia di schiavisti. Oh, Tyrion! A da fuoco a cui fida a merda! Non ha fatto bene! De più! Che crocifiggevano le ragazzine per sport! È imparagonabile ad approdo, fammi seri! Qual è la differenza? Che c'era un motivo! Ma che davvero? Ma ci avete preso per incoglioniti veri! Prendono per il culo proprio l'intelligenza delle persone! Per loro è uguale! Quello che ha fatto Daenerys le 7 stagioni precedenti a questo è uguale! Una volta rinchiudevi i draghi perché se mangiavano i ragazzini! Comprensibile! Anche se aveva rinchiusi 2 che non avevano fatto un cazzo, però vabbè! E mo no! Cioè, come se Harry Potter ne sconfigge Voldemort per 7 libri! O comunque gente cattiva e tutti sono sempre felici. Ma all'ultimo! E no, regà, però così lui si crede troppo figo, ma un pazzì, è pericoloso. Bisogna fermarlo. Io voglio sentire da Daenerys perché ha dato fuoco alla città. E non subito a Cesira. Vediamo se c'è un motivo. Non fatevi film tra di voi, che ormai siete due disadattati mentali. Andate a parlare con lei. No, no, Daenerys è sempre stata così. Certo, 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 certo. Ok, campioncino. Certo, certo, certo. C'hai ragione te, certo. Sai quello che devi fare. Obbedire la mia regina e magari falla rinsavì? No! Non mi far buoni Stark, eh? Il ra di Stark a chic! Sempre meglio d'essa analfabeta funzio Lannister! Comunista! Tyrion gli staffa un gioco del muori clamoroso. Lo sta super capotà. L'amore è più potente della ragione. L'amore è la morte del dovere! Te lo sei inventato tu? John, non famo che frebu... Shit, maestro Aemon. Joss, no, non frebuta! Oh, bravo, mi sei risalito, almeno questo. Però alle volte, il dovere è la morte dell'amore. Ma pensi di rigirarmi così, rigirandomi le frasi? Ma che siamo in terza elementare, specchio riflesso? Questi non so i dialoghi figli a cui eravamo abituati. Dovrebbe funzionare. Sì, e infatti funziona! Voi siete lo scudo che protegge i domini degli uomini. Oh, ma un'altra citazione? Mai, mai dimenticare gli ebrei. Non lo so, hanno mischiato frasi a caso delle stagioni passate, fatta a sceneggiatura. Ma John non si lascia fregare. She's my queen. Il lavaggio del cervello di Daenerys è più forte. E le tue sorelle? Cugine. Credi che abbosseranno? E John cambia idea. Dagli con gli insegnamenti del merda, dagli! Per il regno, il popolo, sti cazzi. Per l'orticello tuo, allora lo faccio. Per salvarti devi averci gli Stark in paradiso. Tutto il mondo è pa' Essos. Se stava meglio quando se stava Essos. Sempre la stessa storia. John va a trovare la sua queen. Ma ecco Drogon che sbuca. Ma che cazzo fa cucù? E lo lascia passare. Si terrà questo rimorso per sempre. Perché? Niente. E la Khalees Brynx è qui, finalmente davanti al trono. Che ovviamente, tutto devastatissimo, ma il trono bello lì, manca una macchia, anche arcinaccio, ma de che? Lei in mezzo alla cenere, come la profezia di Jon Snow, che è lei, la zia.
E avvicinandosi al trono, lo tocca. Ma chi sei, il tizio cattivo di Up? Con una faccia da persona lucidissima. Il trono adesso finalmente è mio. Mo è mio. Manco il tempo di sedesse che arriva John. Quindi è Cesira, l'ultima che ha appoggiato il culo su sta sedia. E dai, l'ultima vera regina. John chiede spiegazioni sul perché, se posso chiedere, mia regina. Hai dato fuoco a tutte cose, i bambini, i piccoli angeli. Io so de torre da gioia e non me sta bene. Un po' tardi per sto pepino. Allo snoio girano le palle di neve. Colpa di Cesira. Ah, ok. E muore così la spiegazione. Ma non me puoi far passare così la devastazione vera. Cesira m'ha costretto. Non ha un senso logico, cazzo, uno. Sta cosa che lasciano cadere la storia della città a fuoco perché Cesira m'ha provocato fa veramente rosica. Ma uno che gli chiede: ma allora se c'avevi con Cesira, perché non sei andata dritta alla fortezza, ma invece ha dato fuoco ai paesani? Per fargli un dispetto? Ma che cazzo gli frega a Cesira dei poracci? Ma uno che fa le domande giuste c'è? No? O capiscono che prendono per culo intelligenza delle persone? No, se passa Raul versus Kenshiro, bisogna comandare gli uomini con la forza. No, con l'amore. L'utopia. Sempre più Griffiths. Costruiremo un mondo bello. Ma che cazzo ne so io da come si fa? Io non so niente. So famoso per questo. Me ci chiamano dai paesi. Allora lo saprò io pure per te. Vai tranquillo. E gli altri? Gli altri chi? Gli altri che vorrebbero dire la loro. Ma è una monarchia, gli altri abbozzano. Sotto stagioni che funziona così. Ma quando tocca a me, gli altri. Ma allora lo vedi che devo dar fuoco a tutti? Bacettino. Però lo vedi John, Daenerys non te vuole dar fuoco. Lascia perdere Arya, Tyrion e tutti sti stronzi. Te vuole bene. Alla fine ha risposto pure decentemente alle tue domande. Non che t'ha detto niente di che, Anche perché tu non gli hai chiesto un cazzo delle cose serie, tipo che vuoi fare con gli altri regni, o perché non hai puntato subito alla Fortezza Rossa. Vabbè, non lo sapremo mai. Magari la puoi ricchiappare, però. È stata un attimo una defaianza, no? Cesira l'ha fatta rosicchia. Ma non è come dice Tyrion, che te vuole morto. Basta far girare la ruota. Dobbiamo romperla. Mac, buongiorno, la prende sul personale. Zoom che mi fa pensare male. Questo lo fa proprio capire che sta spesso succede l'infamità, Io stavo a dire, John, non famo che fai l'infamità. Eccala. Jon Snow accoltella la ragazza. Calespris suicidio. Chiamatela Votrachi. Però era talmente telefonata che Daenerys sta in modalità vibrazione. Cioè, Jon Snow codardo di merda. La vuoi spodestà? E fai una guerra. Poi dite che Cesira infame. Lei si stava pure affidata, guarda, bacettino. Tra Virginia raggirata, Jon infame fedifrago falso. Ma chi sei? Stark Caltagirone. Poi dite a Jaime Kingslayer. Questo è pure peggio. Doppio giochi Stark. Ed è questa la fine di Daenerys Targaryen, nata dalla finestra. Calespris del grande mare d'erba, l'ignifuga, suocera del pianeta, eccetera. Ma si sa, nel momento in cui partecipi alla competizione delle sedie regali, o risulti vincitore o sarà il decesso. What? Al gioco del trono vinci o muori. Ah, ma poi tutte quelle storie su Daenerys incinta? Ho ammassato pure il fio! Ma che è Talisa all over again? Nel trappenfo arriva Drogon. Azz. Posso spiegare. L'ho trovata così. È scappato il malvivente. Sono stati rumani. Drogon, che fai? Non ti mangi John? Drogon, che fai? Te mangi tua madre? No, piange. E te credo, poverino. È rimasto solo al mondo. Lo hai reso dragorfano. Vergogna. E si erge in tutta la sua possente stazza. Cazzo, quanto pare un tacchino qua. Ma lo vedi che te non fa quattro zampe. Che tristezza. Gonfia pure il petto. Non lo so, chi che ricincio fai? A sto punto guarda John e lo sbrustolisce tutto. Dai cazzo, Drogon, lo voglio morto a sto punto. È tutto sbagliato. No, se guarda il trono. Oh, ma che bel trono. Sarebbe un vero peccato se qualcuno ci sbrattasse fuoco sopra. E prima spacca un po' il muro. Manco mi chiedo perché, guarda. E poi lancia l'ultimo Dracrasmus. Non detto, perché l'ultimo Dracrasfritz l'abbiamo sentito contro Varys. Un po' triste, mannaggia. Volevo sentirlo l'ultimo Dracrasfrizzone che lo dice lei, dico. Sarebbe stato bello alla puntata prima. L'ultimo Dracrasfritz usato però male, contro la città, in modo cattivo. Ma la puntata prima non si sente quando lo dice. Ma possiamo essere abbastanza sicuri che l'abbia detto.
quindi tra Crasfritz, e lo dirige verso John! Ma te che no! A lui lo liscia. Gli fa i colpi de sole, i colpi de roll. Il Dracrasfris è verso il trono! Popa cazzo de metacane! Poi dice uno che non deve bestemmiare i sette, porco roll. Al trono sia John no. Comunque il trono si scioglie! No! Il trono del muori! Mi sto sciogliendo! Ecco Dadie, mo è la pappetta de spade! Ma perché Drogon fa cose senza senso e prende decisioni a caso che è un rettile? Ma che succede? Cioè, sta trama c'ha più buchi di Regal dopo la 804. Ma ho capito che non ha un cazzo di senso! Drogon vede Jon, capisce che gli ha segato la madre, non gli fa un cazzo spaccato. Perché? Perché sì. E via! Ma che è una sceneggiatura? Solo perché sto trono si doveva sciogliere. So cose a caso! Sto rosicà, oh, mi dispiace, me l'hai presa per culo, no? Ok, fallo intelligente, ok tutto, ma che non ammazzi chi accortella tu madre! Non ha senso e stop! E John più a fuoco alla grandissima, eh! Come si vede nella prima stagione! Mo che Drogon è così saggio da risparmiare John e prendersela col vero nemico! Non se può sentire! Andiamo in giro a mangiasse pastorelle, namo! Che cazzo ne sa un drago di concetto di trono, poi, boh! Drogon acchiappa la madre! E più vedo sta scena e più non me sta bene! E voglio John impiccatissimo per tradimento! Se non è tradimento questo! Vile! Vile proprio, John! Drogon spicca il volo e ritorna al de là del mare. Ma dove cazzo vai, Drogon? Mangia l'assassino di tua madre, Drogon? No. Oh, se non te frega un cazzo a te, figurati a me. E si chiude qui la storia di Daenerys. Addio, Daenerys. Insegna agli angeli a fa cose belle per sette stagioni e poi perde tutto per dare retta a sti metacani bastardi che le ha salvati 8.747.000 volte e l'ora trattata a tagli in fascia uguale. Daenerys, liquidata così. Manco una scena dopo con lei che ne so morta e Drogon vicino. Fine, non la vedremo più. Tutte per gli Stark le scene finali, no? I protagonisti de sto cazzo. E Jon rimane là con la domanda che se famo pure noi. Ma Jon, che cazzo è resuscitato a fa? Rollo voleva che ammazzaste Daenerys. Serio? A Rollo interessa chi regna sto cesso de continente e non l'ha resuscitato per la piaga degli estranei che pareva che doveva essere l'elettissimo. Eh? Ma poi mettiamo che è per Daenerys. Ma una volta conclusa la missione non dovrebbe schioppa. Veramente sarebbe stato meglio se Jon avesse preso fuoco insieme al trono. Morto quando è finita la missione, col fuoco, quindi legato a Rollo, al fatto che è Targaryen, si incastra tutto. Muore insieme a Daenerys, il ghiaccio e il fuoco, il frigo e la stufetta, e affanculo culo tutte e due tutti i Targaryen e dai a democrazia un nuovo re o quello che è, ci avrebbe avuto più senso, no che sopravvive perché è protagonista. Boh, passiamo da Tyrion con un'inquadratura di un minuto buono di lui basito, pensavo sarà un scippato il player e invece no, viene preso e scortato da fuori dove tutti i lord si sono riuniti per decide come fa a finire sta serie. Ci sono proprio tutti, eh, per la casata Tarly Sam, per la casata Tully Edmure, per gli Stark il mare de gente, per i Greyjoy Yara, per gli Arryn Robin, per i bastardi Gendry, per i Baratheon, per Dorne questo eccetera. Mo che decidemo? Prima devono decidere cosa farne di Jon e Tyrion. Ma Jon do sta? Te fatti i cazzi tua. Ma non ce l'ho e manco io, non fa sti giochetti con me, hai capito? Però pure a Yara non gli sta bene la codardata di Jon e appoggia gli Immacolati. Fatelo secco, dai, non ti permettere assolutamente. Ma tu sia qua per la Stark, ma sta buona che mi ha mezzo frebutato il nome Yara Aria. Ma io mi chiamo Asha, so i sceneggiatori imbriachi che mi hanno chiamato così, ma sta buona che è mezzo frebutato Osha. Qualcuno dà una pizza in bocca aria, qualcuno, per favore, quanto è odiosa sta stagione. Se sente sto cazzo, non nessuno. C'ha ragione lei! Ma veramente, oh, i giuramenti non valgono più un cazzo, eh. È vero che c'è una bellissima atmosfera. C'è pensa Ser Cipollino a calma all'animi. Boni. Sorcio muto. L'ho detto bene? No, ma vai avanti. Volemo comprate. Levo le terre? No, i castelli non sono Bron. Avvia la tua casata, fai degli eredi. Come? Adotta qualcuno? I fiso una zavorra. Ci ho provato, regà. A verme grigio non lo compri. Verme grigio vuole giustizia. E ha ragione. Ma non lo devi, decidi te. State zitto, sa. Ok? Vabbè, chi dovrebbe decidere? Il re o la regina? Ma allora che cazzo?
cazzo hanno distrutto a far trono? Se il re c'è sta uguale, solo per fare la scena figa de sto cazzo. Che bello, senza senso. E ok, raga, a Vermigrigio gli sta bene. Cioè, Vermigrigio mi fa tagliare. Prima tutto un cazzato, la città è nostra, famo come ci pare. Mo Tyrion, eleggiamo un re che fa come fa comodo a noi. E Vermigrigio, ok, noi sediamo. Ma cosa? Allora eleggiamo Sansa. Jon è libero. Cioè, lo potrebbero fare, Che cringe, verme grigio, verme cringe. E insomma, chi se propone? Ed Edmure ci prova. Dai Edmure, re, e famola finita. Sarebbe la fine degna di sta pagliacciata. Ma Sansa lo stoppa subito. Dai, mettete a sede. Stiamo a fine puntata. Non c'è tempo per le sottotrame comiche. Non ce va a fa figure, dai. What you say? Un applauso all'apporto di Edmure per l'ottava stagione. Da pure una botta alla sedia. Tanto per fatte capire, sì, è un coglione. Almeno c'ho due palle da propormi. Tutti a fare belle statuine. Mandate nella cripta degli Stark immobili così a sto punto. Pure Sam ci prova. Ma se invece provassimo a fare una democrazia? Ma che davvero? Siamo caduti in basso? Ma non così in basso, per cortesia. Caruscetto, Sam. Ma perché non Tyrion, re? Che te ci vogliono vedere tutti sul trono? Ma ci arrivo a sedermi. Allora, ok. Serve un re che unisca le persone. Che connecting people. Il re Nokia. Un 3310 si sarebbe sciolto, eh? E cosa unisce le persone? La fre... le storie. E chi sa una fracca di storie? Bran. Bran sta più a per culo? Non Jon? Quindi Jon è rimasto in vita e resuscitato nemmeno per piacere il regno? Ah, ma allora è storie? Perché non Papa Castoro? Noi te lo chiediamo in coro. Lui dei occhi non ce ne ha tre, però pian botto di pensione. Guarda quanta strada che hai fatto. I tre quarti l'ha fatta Odor per te, ma vabbè. Da quando eri piccino così, Spider Bran, che t'arrempicavi sulle torri. Adesso che sei la memoria del mondo. Sei sicuro che ha detto Sam ne ha 802? Bran l'ho spezzato. Bran è bravo. Brovan ha pure rinunciato alla pensione dei invalidi Stark. Che dite? E tutti che c'hanno la bua, Porelli. Ai, 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 ai. L'unica battuta di Robin. L'hanno chiamato per di ai. No, vuol dire che gli sta bene. E quindi Bran è il nuovo re. Accetti? Secondo te perché sto qua? Ma come? Prima al nord dicevi non sono Bran, non voglio il nord, non voglio niente. E mo il regno sì. Ipocrita! Perché volevi tutta la pagnotta di spade, non volevi il nord. Anzi, già tu sapevi. Sei sempre stato lì a guardare. Guardone dalla puntata unissima, se ci pensi. Che guardava Cesire e Cemi. Guardone eri, guardone sei rimasto. Tito Corto e Varys non so nessuno, un petto a te. Morale da Favo Stark, Bran l'ho spezzato. Se l'ho spezzato, Bran l'omertoso. Sempre zitto, diventa il nuovo re dei sette regni. Ai, ai, ai. Aspetta, sette regni, parlamone. Attenzione, Sansa vuole la secessione. La Sansa secessione. Perché il nord è sempre stato libero. Ma che cazzo stai a dire? Semmai è Dorne che sono sempre ribellati. Hanno pure sprecato un drago una cifra di tempo fa. E se sono annessi per ultimi. Eppure le isole de ferro che todi che fa ogni due per tre a ribellarsi. Ma il nord che cazzo c'entra? E loro? Muti. E oh, allora ci credo. Ci avete ragione voi. Se dico sono tutte cazzate, so hater. So hater. Nord libero. Purmini libero. Ambulanza. Tanto per non far sta mancare l'ultima puntata. E mi pare giusto. Sta a morire proprio la serie. La credibilità della serie. Sta roba solo perché gli Stark sono i preferiti ormai. Cazzo il fanservice, cazzo quanto è palese, cazzo che vergogna. Il finale poi col regno diviso e non unito, complimenti, belli insegnamenti de merda. E ok, allora, Bran, re dei sei regni più uno. Pare di stylista, oh. Sei regni più uno, grazie. Lunga vita, Bran l'ho spezzato. E oh, e basta, ma dovete chiamarlo così per forza. Pare una presa per culo. E il primo comando del re è che tu, Tyrion, sia la mia manina. No, 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 no. Primo comando del re, non seguito. A morte! Disobbedisce al re! Ma allora te le cerchi, eh? Vermigrigio, c'ha da ridire. E ce dovevi pensare prima. Te l'avevo detto che te fregavano. Vermigrigio, fa la cortesia. Ribombarda a Frodo un po'. Ma che gli fa passare così? Questi si pensano veramente di fare come gli pare. E dovremmo giudicarli pure come i buoni. Tasci vostro al più pulito, c'ha il morbo grigio. No, no, così ripagherate i suoi errori. Sì, è molto comodo. Adesso ha la più potente carica dopo il re. Ripaga gli errori. Andiamo da Jon.
anno, va. E ringraziamo la barba che più o meno ci fa capire quanto tempo è passato. La decisione del re è... mandarlo dai guardiani. I guardiani? Ma a che cazzo servono i guardiani adesso? Per mannaccia la gente che rompe i coglioni. Ma allora aprite una Caritas, porco zio. Una Caritas Stark, se servevi i bastardi eccetera. Cioè, i guardiani c'hanno un motivo. Per i bruti e gli estrani. I bruti alla pace, gli estrani ci stanno. Ma che cazzo dite? John è di nuovo libero e torna ad essere uno dei guardiani. L'avevo detto io, che fosse stato per lui, questa era la fine sua. So più scontati dei costumi da bagno a dicembre, a Natale. Proprio il 666% di sconto. Verme grigio, piagli immacolati. E se ne va a Nat. E te pareva che andava a Nat? Avevo detto pure questo, a verbale. Manco vedete se John ce lo mandano per davvero al nord. Potrebbero fare, oh, se n'è andato, ok, rimani bello fratello. E Dothraki poi? Gli hanno ammazzato la Calesbrix. Abbozzano gli immitrachi. Con la fascia ultimo modello, i 35 dragoni d'oro. Ci rubano i memini. Non dicono un cazzo. Vabbè, John saluta la famiglia. Messa in ordine d'artezza. Stiamo alle fasi finalissime. Nessuno è più basito, nessuno è sorpreso. Mi raccomando, esci più come Ned che come Kat. Tasci tua, che non sei mia, per metà. E abbraccino, è il turno di Aria. Regà, tranquilli, mi potete venire a trovare. Che ci vuole? Una transizione è stata a Castello Nero. Tanto ormai, ma a me ne serviranno tu tre, perché parto. Ma no, rimani. A Bran gli serve una segretaria. No, no, voglio andare a Ovest. Aria avventuriera avventuraria. Che cosa c'è più a West del Westeros? Ma come che c'è? C'è Narnia, terra di mezzo, Grosseto. No, sta mutata mi sto accidando pure io, tanto... hanno fatto loro per tutta la stagione sta puntata mi cito. Vado a scoprirlo. Perché? Tu sognavi di essere una guerriera, una cavaliera. Da dove cazzo esce sta voglia di esplorare? Così tanto per trovarmi un finale pure a me. Ma non potevi fare la capa dei guardie reali de Bran, no? La bodyguard de Bran. Lo difendevi? Un altro primato, poi la prima capa donna. No, quello lo farà Brienne. Va bene, e abbraccino. Salutino anche al nuovo re. Scusa se non c'ero quando avevi bisogno di me. Eri esattamente dove dovevi stare. Sì, sì, ciao cieco, beh ciao. Bran c'ha una frase sola. E addio commoventino. Sto protagonismo finale di Stark, come fossero appunto i protagonisti di sto cazzo, mi fa un po' storcere il nasino, chi pesa in culo a soggetti. Pure Daenerys era protagonista, e pure l'Artri, Lannister eccetera. Poi io da quello che ho capito del finale di Game of Thrones è che gli Stark sono i fida a merda che hanno trattato Daenerys a tagli in faccia dopo che li aveva salvati 7.415.000 volte e l'hanno fatta impazzire. Tra Sansa che se la guardava male senza un cazzo di motivo, Aria con ogni 3x2 non mi fido. E sti cazzi, Aria, c'hai il culo al posto del cervello. Non c'hai nessuno, manco in testa. Sei buona solo a zaccagnà. Fai pensare qualcun altro, Aria, ok? Vai a giocare con le barchette, vai, vai. E John che la schifava dicendogli prima ti amo e poi che schif nella stessa scena. Te credo che uno impazzisce. E mo se piano pure tutte cose. E mo so i buoni della serie. La figura degli eroi de sto cazzo. Il gruppo dei bullettini che esclude la donna rettile perché sì. Complimentoni! Sono diventati tutti i cat. Era meglio Ned. Hanno preso tutti da cat. Pure John. Ma poi quello che mi fa rosicare è che sono tutti dei codardi maledetti. Perché hanno solo complottato a guardarla male. Quante volte ho detto? Tutti che si guardano male Daenerys. Ma nessuno gli ha mai detto un cazzo, se non alla fine. A vigliacchi infami, anziché complottare, la puntata 1 gli dicevate, oh, sta buona un attimo. E magari gli diceva pure te sì. No che la saccagni, guarda che non fai bella figura, John. Per me sei un infame, John. Pure se lei è matta, sei un infame. Sei un infame. Vai, vai, ussoia. E puzzo via. Magari affonda qua la nave, oh. Bandieruola maledetta. A parte buona pettera, quella dei Shay. Puttana. Stacco su Brienne. Adesso mi calmo. Adesso mi calmo. Ho preso malino. Stacco su Brienne, che è diventata a capo delle guardie reali. Presumo. E rispolvera il librone. Avevo detto pure questo. Madonna ragazzi, lo vedi? Le impresone di Jaime. Brienne avanguardista Stark, che accetta di essere la numero 2. E te credo. Ma contro Cesira, madonna. Vediamo anche il nuovo concilio ristretto, con a capo Tyrion, l'uomo ristretto per il concilio ristretto. 2-3 minuti persi con Tyrion che sistema e sedie. Te credo che le puntate durano più di un'ora, tra momenti de vuoto e ste cazzate. Ed ecco che arrivano i componenti. Davos, mastro di scafisti. Bronn, che finalmente l'hanno pagato con tutti i soldi del regno, perché è mastro di Conio. Sam è gran maestro e porta un librone, quello delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Ma no, finisce veramente la Signora degli Anelli col libro dove Tyrion non è stato menzionato.
sta più a per culo. Dicono che abbia ucciso un re. L'idea di far re Bran è stata mia. E tutte le stagioni precedenti, tutte le cose che ho fatto, sono stato primo cavaliere 3 volte, compresa questa, non vengo menzionato. No, sotto trama comica senza senso. Vogliono far ride, ma lasciate scrivere battute a qualcun altro. Che ma che sceneggiatore riuscite a scrivere e battute? Così, ma qual è il senso? Ma che... Ok, arriva il re. Bran lo spezzato! Ma chiamatelo Corvo Triocchiuto, una cosa più dignitosa! Con Ser Podrick badante che lo spinge. Promosso a Hodor 2.0! E se continua con le solite cose. Non è cambiato un cazzo. Pensavo che questa fosse l'ultima scena. Con sto zoom che si allontana, e invece no! Jon arriva al Castello Nero e lo trova occupato da Tormund con i suoi bruti. E lo sapevo che andava a sbattere con Tormund dal nord! Ho fatto jackpot! È facile, raga, non è che so io forte! Basta pensare alle cose più semplici al fanservice. Sceneggiatura del D&D! Ma lo vedi? Oh, ci stanno le puntate, vattela a vedere, l'avevo detto tutto questo. Ma poi questo che ce fa qua? Lo stava aspettando. Ma che ne sa che lo esiliavano? Bah. Dai che rivediamo Ghost, dai! No, e che cazzo, ma è una metà gioia! Ridai Egoaria, che se preparia per andare all'avventuraria! Basta, ho capito! Ancora scene sugli Stark, perché sono i protagonisti! Ma ne erano tutti i protagonisti. Vabbè che c'è rimasto più nessuno, I Lannister, Tyrion, i Targaryen, Jon che se ne va a nord. Sono rimasti solo gli Stark. Sansa diventa la regina del nord. E io sono contento. Sono sempre stato dalla parte di Sansa. Pure quando tutti la trattavano de merda le prime stagioni, ha tradito, ma è una ragazzina. Sempre stato dalla parte sua. Tranne st'ultima stagione. Ritorniamo da Jon. E Ghost! Arieccolo! E finalmente carezzina! Oh, Jon. Tutto perdonato. Che ne ha salutato l'altra volta. Ma non per Daenerys. Scena finale che richiama quella inizialissima della 101, dove ci schioppano in 3 che escono dal cancello e questi che escono, anche se so 2. 3 con Ghost, vabbè. Ma in teoria ci doveva stare pure un'altra persona qua. Lo sai? Un altro del cast principale. Indovina chi? Jorah! Non mi chiede perché, ma lo volevano far sopravvivere e farlo sbuca qua insieme a Jon e Tormund. E sarebbe stato un vero richiamo alla prima scena. 3 persone e 3 persone. Ma poi l'hanno ammazzato. Anche perché non credo sarebbe stato contentissim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 o della dipartita della Khaleesi Springs, Jon quindi si dirige al vero nord, insieme ai brutti. No dai, so un tipo. E lascia i terroni, perché sotto la barriera tutti i terroni. E quindi ennesimo tradimento verso il re. Il secondo comando che ha dato il re, infrantissimo pure quello. T'ha detto dannata ai guardiani che c'è sempre bisogno di un posto per i bastardi, gli uomini spezzati, tutta qua pappardella con Tyrion. E sti cazzi, tutto inutile? Sì, perché se dà. Oh, un ultimo buco di trama per chiudere in bellezza. E fine della stagione, della serie, di tutte cose. Il finale con Jon, che se dà, alla fine ci sta. Forse più di lui che più al trono, perché a lui non gli è mai interessato, no? Forse. E c'è anche il filo d'erba che preannuncia un nuovo inizio. Anche se si vede proprio che non c'entra un cazzo. Pare che è cascata a qualcuno. Ma come sopravvive in mezzo a qua neve? Pare l'erba finta del golf. Ma alla fine mi è piaciuto. Come hanno trattato Daenerys, un po' di meno. Ok, fa l'ampazzima ma con dei motivi seri, per cortesia. Le cose a caso ancora di meno, ma potevano a peggio. Alla fine se poteva risolvere o così o con la democrazia, che l'hanno pure detto con Sam per culo sto finale che girava, secondo me, però vabbè. E quindi Trono è stato bello finché è durato. Il punto è che è un po' rosicato, ma non perché so hater, ma perché ho amato sta serie, perché mi dispiace vedere appunto le cose a caso, quando prima ti spiegavano qualsiasi cosa e tu facevi, ah che figata, non ci avevo pensato, ma può essere, no che, ma perché fanno questo non può essere, ha capito? Ma nonostante tutto, avrò sempre un bel ricordo. Grazie Trono di Spade, che mi hai fatto iniziare a farmi mini e poi i videini, insomma la mia carriera, virgolettissime carraria. Basta. Se non fosse per le demonetizzazioni continue e le mail alle 4 di notte tra copyright e che cazzo a vivere nel terrore. Ma comunque so di essere fortunato, magari so anche simpatico, un po' di meriti ce li ho, ma so fortunato comunque, perché lo sai qual è il comico migliore del mondo? Lo sai qual è? Lo sai chi è? Uno che magari lavora al McRolland e c'ha tempo per pensare a ste cose, deve pagare bollette in sto mondo del cazzo che devi fare i chili. L'arte non c'è tempo per fare quello che ti piace. Questo te lo devo, Trono. E anche il fatto che mi chiamo Trono del Muori mi piace, anche perché posso fare tutti i giochini, tipo il segno del Muori, Berserk, il libricino del Muori, Death Note, tutto un brand del Muori. Ed il primo è stato il Trono. Il primo amore non si scorda mai. E io non ti scorderò mai. Ciao Trono, e grazie.
Ah, mi commuovo, mi commuoro. Ciao, finché non ripio la 209, che si continua. A voglia a te, ancora la terza, la quarta, la quinta, la sesta stagione. Ci aspettano ancora anni. Ve li faccio io gli spin-off. Ma prima... Oh, io fino ho digerito la puntata, Ma qua mi sa che la petizione arriva a 14.000 milioni. E poi sì, bello, Ma in tutto questo, frittella!